Lo so, è facile per me starmene qui al caldo a casa con le mie maniche corte della maglia della Juventus, però sono molto anche arrabbiato per questo rinvio di Juventus-Atalanta. È chiaro, uno si mette comodo a guardare la partita a casa, almeno chi come me ha la fortuna di poter guardare la partita comodamente da casa e poi la partita viene rinviata. Peggio ancora per quegli spettatori che erano sugli spalti, che hanno affrontato una trasferta con queste condizioni climatiche, che devono affrontare un ritorno a casa con le stesse condizioni e non hanno visto nulla, senza vedere nulla. Hanno pagato un biglietto che in qualche modo gli verrà rimborsato, ma difficilmente adesso potranno andare a vedere Juventus-Atalanta nella nuova data, perché oggi è domenica e necessariamente Juventus-Atalanta si giocherà poi infrasettimanale, e non hanno visto nulla più dell'Allianz Stadium e di un po' di riscaldamento. Sinceramente penso che la partita si potesse giocare. Non c'era tantissima neve. C'era neve, ma non era tantissima. Nel prosieguo, guarda, anzi, proprio guarda caso, quando hanno deciso di rinviare la partita, la nevicata si è ridotta. Nei collegamenti successivi che ho visto su Sky, la nevicata si era considerevolmente ridotta, era praticamente innocua, e alla fine a terra non c'erano più di 2 centimetri di neve. Ma voi ricordate diversi anni fa, quando per esempio la Juventus giocò contro il Siena, segnò anche Del Piero, in porta c'era quel portiere, adesso svedese, adesso non ricordo, Manninger, esatto, c'era Alex Manninger in porta del Siena, la Juve vinse, sotto una nevicata fitta, abbondante, c'era molta più neve anche a terra, giocammo tranquillamente, nessuno mise in dubbio la giocabilità della partita. Perché questo? Perché adesso sono cambiate queste esigenze? Perché adesso si invocano, vengono fuori le esigenze di incolumità dei giocatori e del pubblico in queste situazioni? Ve lo dico io, almeno vi dico come la penso io. Perché questo non è un rinvio precauzionale di una partita per un'esigenza oggettiva, ma è un rinvio televisivo. Ebbene sì, secondo me è un rinvio televisivo, perché a farne le spese sarebbe stato lo spettacolo e di conseguenza la qualità della partita che veniva mandata in onda e di conseguenza il valore in termini economici e commerciali della partita che veniva mandata in onda. È stato per quello deciso il rinvio, perché d'altra parte si poteva aspettare 30-40 minuti per vedere come si sarebbe evoluta la situazione, ma così facendo evidentemente la partita si sarebbe accavallata con il posticipo di stasera tra Roma e Milan e quindi anche lì esigenze televisive. Ma poi ditemi, chi è che ha deciso che questa partita si dovesse giocare alle 18? Poteva tranquillamente giocarsi ad un altro orario. Perché si è giocata alle 18? Perché alle 18 siamo tutti davanti alla TV a guardarla. Si fosse giocata alle 15, c'erano altre 3 o 4 partite in contemporanea e uno doveva scegliere e l'audience della Juventus si abbassava. Ma non è il problema della Juventus. Il problema è che la Juventus è la squadra che fa fare più ascolti in assoluto, per questo gioca sempre o quasi sempre da sola, senza altre partite in contemporanea, per massimizzare fondamentalmente l'audience e di conseguenza i profitti. È tutto un discorso di esigenze televisive. Diceva bene nella live di venerdì sul mio canale, che vi invito a recuperare come ospite graditissimo l'ex arbitro Luca Marelli, che dobbiamo ringraziare se Mediapro, la società spagnola, ha acquistato i diritti TV per il triennio, per il prossimo triennio della Serie A, perché ha dato nuova linfa ad un calcio italiano che altrimenti sarebbe morto, che già è in stato comatoso, pagando 1 miliardo e oltre di euro per questo triennio di diritti. Sì, dobbiamo essere soddisfatti e contenti, però queste esigenze televisive non possono avere sempre il sopravvento, perché alla fine a pagare siamo noi, come tifosi, che in realtà dovremmo essere i protagonisti del prodotto calcio, e non lo siamo, perché ci mettono i piedi in testa. Allora, sono deluso da questo, dal fatto che sapevi e dovevi sapere che c'era un bollettino meteo che ti scongiurava di giocare alle 18. E invece la partita è stata confermata alle 18, ma se avevate visto anche solo 24 ore fa che poteva copiosamente nevicare su Torino durante la partita, perché la partita non è stata anticipata alle 15? Perché non sono state anticipate o posticipate le partite, tante partite che sono state rinviate in questi anni a Genova, non ultima quest'anno, Sampdoria-Roma del girone di andata, nonostante si sapesse che nell'orario della partita poteva copiosamente piovere? Sempre per lo stesso motivo, esigenze televisive, e ci guadagnano 2 volte, perché intanto noi adesso ci siamo collegati, seppur per minor tempo, per guardare la partita. Poi ci collegheremo di nuovo quando la partita sarà effettivamente giocata. Ora, io non voglio fare né
diciamo, il guastafeste né il complottista, perché poi sono argomenti delicati. Alla fine tutti, me compreso, ci sediamo e accendiamo con il telecomando la televisione, il televisore, e guardiamo. Quindi è anche un po' ipocrita da parte di chiunque essere contro le pay TV e tutto questo sistema e questo mondo. Però una critica si deve fare, cioè è stata rinviata per esigenze televisive, punto. Un po' sinceramente ce l'ho anche con Marotta e con Buffon, che magari non potevano tantissimo, ma avrebbero dovuto far sentire di più la voce della Juventus, che aveva l'esigenza di giocare questa partita. E non sto dicendo questo come il solito arrogante juventino, come dicono tanti non juventini, che siccome l'Atalanta stava per scendere in campo con le riserve, con un amplissimo turnover, addirittura 9 undicesimi di differenza rispetto alla partita di giovedì, allora solo per questo volevo che si giocasse la partita. Non è così. Innanzitutto sarebbe stato un rarissimo caso di una squadra avversaria della Juventus in pessime condizioni fisiche contro la Juventus, visto che contro la Juve giocano tutti a mille. Ma, e quindi questo vantaggio, una volta che ci capitava, potevamo anche approfittarne e non abbiamo potuto approfittare. Ma è un discorso di calendario, perché infatti adesso non si sa quando sarà giocata, recuperata Juventus-Atalanta. Intanto giocheremo mercoledì, tempo permettendo, perché mercoledì è un'altra partita a Torino e quindi non so co cosa si farà, ma poi non si sa quando si recupererà. Paolo Condò in diretta su Sky ipotizzava il 14 marzo, perché né la Juventus né l'Atalanta avranno certamente impegni in quella data e sarà 7 giorni dopo la partita della Juventus contro il Tottenham. Fosse stato ufficializzato subito il 14 marzo, avrei detto ok, benissimo. Invece la notizia è che il 14 marzo, o qualsiasi altra data, sarà ufficializzato solo all'esito della partita di ritorno tra Juventus e Tottenham del 7 marzo. Il che significa che forse non si recupererà il 14 marzo, perché annunciare una partita con 7 giorni d'anticipo dal 7 al 14 lo trovo abbastanza insolito. E quindi slitteremo, non lo so, andremo ad aprile. Se la Juventus va avanti in Champions, almeno fino ai quarti che si giocheranno ad aprile, come la mettiamo? E intanto domani sera il Napoli andrà a più 4. E ci terremo questo meno 4 per chissà quanti giorni, per chissà quante settimane, il che anche psicologicamente non è una cosa bellissima. Quindi questi sono tutti gli aspetti negativi, secondo me, di questo rinvio, che ovviamente poi ci lascia delusi, perché, ripeto, cioè, uno voleva vedere la partita poi, tutto sommato, ma da un punto di vista più, diciamo, oggettivo, tenendo conto anche delle esigenze degli altri, è un problema vero per la Juventus, secondo me. Fatemi sapere come la pensate anche sul discorso delle esigenze televisive di cui vi ho parlato. Fatemi sapere come la pensate, lasciatemi quindi i vostri commenti, iscrivetevi al canale, in descrizione ci sono tutti i link per seguirmi sui social. Ci vediamo presto, adesso riorganizzeremo un po' la programmazione e sempre Forza Juve!